Beh, si tratta di una scienza sociale di cui sono state date molte definizioni. Noi ne prendiamo una che è pubblicata in un testo che si chiama Introduzione all'economia e all'umanesimo, che questo c'è in italiano, edizioni Multimage, che dice questo: l'economia può essere definita come la scienza che si occupa della maniera in cui si amministrano determinate limitate risorse al fine di arrivare a produrre beni e servizi e di distribuirli tra i membri di una determinata società affinché li consumano e godano. C'è una definizione ancora più precisa del 32 di tale Lord Robbins, che dice che la scienza dell'economia è lo studio del comportamento umano visto come relazione tra fini e mezzi limitati e suscettibili di usi alternativi. Ovvero sia, l'economia dovrebbe essere, cioè è una scienza riduzionista, quindi se l'economia è una scienza lo è anche la giurisprudenza, come lo è anche la sociologia o la storia o la storiologia, per cui parliamo di quel campo di scienze, perché sicuramente non è una scienza naturale come la fisica. Questo è importante dirlo, perché invece ultimamente si atteggia proprio a scienza naturale, ponendo delle leggi. Cioè, il momento in cui la fisica stessa ha introdotto con la meccanica quantistica l'importanza dell'osservatore nella determinazione della realtà, quindi è diventata fenomenologica, l'economia è la scienza più, diciamo, deterministica, o almeno fa parte dell'economia, che mette le sue leggi come se fossero veramente delle leggi universali della fisica, basandosi però su dei postulati o dei paradigmi che poi andremo a vedere e proveremo un attimo a svelare. Per cui, se si parla di scienza, si parla appunto di una scienza come può essere anche l'economia domestica, infatti l'economia domestica, che dovrebbe aiutare a capire come gestire quelle risorse che sono limitate. Ma gestirle come? A gestirle a partire da una volontà, da un interesse. Perché c'è l'esempio della torta, la famosa torta, e come dividerla in base ai partecipanti. Un modo più semplice è dividerla in parti uguali, però se ci fossero dei bambini, dei diabetici, delle persone un po' in carne, persone che hanno, invece non mangiano da 3 giorni, eccetera, eccetera, l'economista dovrebbe aiutare a dare la fetta più opportuna a ciascuno in base alle sue reali necessità per ottimizzare quel bene torta che per alcuni è dannoso e per altri no, per esempio. Quindi l'economista dovrebbe essere questo. E in sé la cosa è anche abbastanza complessa e interessante, quindi non è che adesso siamo contro l'economia. Però diciamo che in ogni caso è una scienza operativa al servizio di un'intenzione, di un modello sociale, di un valore. Quindi, per esempio, un economista al servizio di una società teocratica medievale, con le stesse nozioni di economia, potrebbe fare delle cose diverse da un economista al servizio di una società ultraliberista dell'Europa del 2000 e così via. Perché è come un punto di vista al servizio e è computazionale. Non, una teoria economica in sé non dovrebbe avere come delle aspirazioni. Questo è abbastanza chiaro. Oggi invece l'economia, pur mascherandosi da scienze, è basata su una serie di dogmi, nel senso che, specie dagli ultimi 20 anni in poi, dagli ultimi 30 anni, fuori proprio delle teorie economiche, sì, addirittura si chiamano neoclassiche, giusto per proprio, che postulano come partono da alcuni assiomi che si danno per evidenti e che non si capisce tanto bene su cosa sono basati. Adesso proviamo a vederne qualcuno, giusto per vedere come questi assiomi ci sono stati inoculati. Faccio un esempio di una. Tutti noi abbiamo studiato la retta, la geometria, o il quadrato o il triangolo, però a un certo punto uno scopre che esistono altre geometrie, che una retta, per esempio per due punti potrebbe passare più di una retta in una geometria monoclidea, eccetera eccetera. Allo stesso modo, così come ci è stata insegnata solo la geometria euclidea, ci sono state proprio, siamo stati bombardati con alcune credenze che sono quelle su cui si basano i paradigmi attuali. Per esempio, una è la teoria del travaso. Cioè che, se in sintesi, se uno è molto ricco, io sono fortunato a stargli vicino perché sicuramente un po' della sua ricchezza scenderà a pioggia verso di me. E quindi qui c'è, bisogna attirare gli investimenti, bisogna attirare, perché se noi abbiamo dei ricconi, oppure bisogna difendere i grandi patrimoni, proprio perché c'è questo assunto, questo è proprio un assioma
Per cui se io sono, se ci sono dei grandi ricconi, sicuramente questo produrrà a pioggia un effetto benefico sulla comunità. Per osmosi, sì, è una cosa un po' così. Cioè, la pioggia ancora non arriva. Ogni tanto uno dice, beh. E, diciamo, oggi la maggior parte di questi, cioè, oggi si è trasformato, non c'è più il riccone, sono proprio direttamente i mercati. Quindi se uno, e lì la cosa è diventata, dobbiamo ossequiare i mercati così che possano investire verso di noi, e in questo modo noi entreremo a beneficio. Questo, diciamo, quell'ossequio ai mercati deriva un pochino da questo punto di vista. Sto semplificando, ma neanche tanto. In virtù di cosa questo avviene? In virtù di un altro paradigma, ancora più, che poi è quello più centrale oggi, perché siamo appunto in un mondo ultraliberista. Cosa intende per liberista? Non vuol dire liberale, non è che un liberista ci tiene ai diritti, quindi alla libertà intesa come diritti civili, sono due concetti diversi, anche se a volte si chiama neoliberalismo. Il paradigma liberista si basa sull'autoregolazione. Autoregolazione vuol dire lasciare libero il mercato di fare quello che gli pare. Ovvero sia che se lo Stato non interviene, quindi se non c'è nessun intervento, secondo questa teoria il sistema si autoregola e dalla mia avidità scaturirà sicuramente qualcosa di buono per la collettività. No, no, questa è un'altra cosa. Questo avviene attraverso un altro fenomeno ancora più interessante, che noi definiamo supposta mano invisibile. Sarebbe la mano invisibile di Adam Smith, che però noi non possiamo che aggiungere l'attributo supposta, in quanto il povero Adam Smith, e qui cominciamo anche a capire come dietro questa scienza ci sono anche proprio, perché è una scienza che si basa su un assioma provvidenziale neoprotestante, perché questo signore in pratica a un certo punto va a dire che certo, se con lo Stato leggero esiste una mano invisibile che autoregola i mercati, che sarebbe la provvidenza. È così, cioè proprio questo dice. E lui magari ci credeva pure, cioè, infatti poi parliamo di un poveretto di più di 2 secoli fa, quindi, però questo è il fulcro di tutta la teoria neoliberista ripresa da Friedman in poi, da Chicago Boys, in cui dicono no, bisogna togliere o smantellare tutto, lasciare che i mercati possano agire con la loro intelligenza autoregolatrice, una specie di, in virtù proprio della mano invisibile. Un po' come la domanda offerta che si autora con la mano. Sì, quello è, diciamo, è la base, esatto, quello poi che uno poi da studiare, cioè ti mettono anche delle cose matematiche, certo. Perché, però lì dice che in un regime di libera concorrenza domanda e offerta si autoregolano, eccetera, eccetera. Il problema è che quindi ci sono sempre delle forzature nel definire le condizioni del sistema, perché per esempio nel momento in cui tu non metti dei limiti alla concentrazione del capitale, ecco che apre il campo a dei poli di monopolio che ti perturbano il mercato e quindi non c'è più libera concorrenza. E quindi se tu non metti per esempio il freno alla concentrazione di capitale, ecco che è impossibile un mercato libero. E quindi altro che autoregolazione, si creano come dei buchi neri che cominciano ad assorbire tutto e a distruggere anche. D'altronde, quando c'era Adam Smith, il buco nero non era ancora stato neanche ipotizzato, quindi lui non ne ha colpa. Perché la cosa pazzesca, la cosa che uno dice, ma com'è possibile? Che uno poi legge questi teacercarie e poi scopre che veramente si basano su Adam Smith. Poi con tutta una sorta di camuffamenti matematici, statistici, però sono proprio giochi matematici. Se andiamo alla sostanza, arriviamo lì. Un altro paradigma attuale è quello del costo del denaro. E qui entriamo un attimo, dobbiamo aprire anche un po' una parentesi, perché oggi, allora, in un mondo in cui l'economia è principe, l'economia è la chiave di tutto, il denaro, cioè parlare di denaro è praticamente teologia. E parlare del denaro oggi è un po' come parlare di Dio nel Medioevo.
E infatti il denaro come è configurato oggi è qualcosa di molto complesso e quasi inconoscibile, proprio perché è esoterico, non ti raccontano le cose e le... Cioè sembra che togli il denaro, togli il baratto, ovviamente no, non è che non abbiamo nulla contro il denaro, ma sono fenomeni così complessi, un fenomeno come il denaro è molto complesso e meriterebbe anche un grande approfondimento. Però in sintesi ci sono due aspetti, provando proprio ad andare al succo. Il primo è il fatto che hanno inserito nel denaro l'aspetto finanziario. Cioè, come se gli avessero messo una freccia del tempo per cui il denaro deve aumentare di valore. E cioè, connaturato nel concetto di denaro moderno vi è la valuta, e quindi la fluttuazione del valore, però con delle regole rispetto a come il fatto che io ricevo denaro, in cui questo valore deve aumentare nel tempo. Cioè, io che presto denaro devo guadagnarci. Hanno inserito proprio il concetto finanziario dentro alla struttura della moneta. Questo è importante. E poi ci parlano del denaro come se fosse la vera risorsa. Questo è un altro concetto abbastanza importante, in assoluto. Cioè, quando ci parlano del denaro, dicono, bisognerebbe costruire gli ospedali, bisognerebbe fare le scuole, pagare gli insegnanti e fare tutte le cose che vorremmo fare. Certo, anche noi vorremmo fare tutto questo, cari signori, ma non ci sono i soldi. Quindi me la raccontano come se i soldi fossero la benzina. Ovvero sia se io attraverso i soldi mettessi energia nel sistema economico, proprio tornando al paragone fisico. Di fatto i soldi non sono questo, cioè, per fare un altro esempio legato ai motori, i soldi sarebbero l'olio di un motore e la benzina sono le risorse economiche. Quindi in uno Stato, in una nazione, per semplificare, potremmo vedere anche nel mondo, però oggi esistono ancora gli stati che magari, io ad esempio aspiro a una nazione umana universale, ok, però vediamo un attimo la situazione attuale. La situazione attuale è che esistono dei paesi che dovrebbero avere una sovranità territoriale sulle proprie risorse, sulla propria economia, e che dovrebbero esercitare questa sovranità attraverso la sovranità monetaria e fiscale, ovvero sia attraverso la possibilità di battere moneta. Questa cosa dovrebbe permettere a queste collettività sovrane di gestire la propria economia, dove per economia si intendono la produzione di beni e servizi, le risorse naturali, la forza lavoro, l'accumulazione di ricchezza stessa, gli scambi con l'estero, eccetera, eccetera. Non si capisce come mai non c'è un paese al mondo dove esistono risorse sufficienti per fare queste cose, perché io vi sfido a trovarne uno dove si riesce a spendere tranquillamente per fare sanità, educazione. Non c'è. Perché lì la favola che ti raccontano è la formica e la cicala. Certo, voi siete state cicale e adesso dovete pagare per i vostri stravizi. Però qui siamo in un mondo che è stato cicala, e quindi c'è qualcosa che non si capisce dove sono, cioè dove sono le formiche, se ci sono le formiche, se ci fossero delle formiche. Questo è... Senza entrare nel tema dei derivati, che sono... I derivati sono praticamente il modo in cui la finanza ha avuto la possibilità di usare delle scommesse, tipo quelle dei cavalli, per moltiplicare la propria quantità di denaro. Il problema è che dietro questa cosa ci sono dei giochi matematici tali per cui per un semplice derivato ci sono tipo 200 pagine di manuale, e che la stessa Fed, la banca centrale americana, non riesce a calcolare il valore dei derivati delle sue banche perché è troppo complicato farlo, non basterebbe tutti i calcolatori del mondo, quindi è una cosina. Quindi diciamo che sembrerebbe che il denaro sia un po' sfuggito al controllo degli stati nazionali, delle collettività, sia stato privatizzato in qualche modo, e privatizzando questa unità di scambio, diciamo, sono creati dei centri di potere che sono sovranazionali. Quindi questo potremmo dire che partendo da questo semplice paradigma del costo del denaro, che è giusto che io riceva degli interessi, eccetera, eccetera,
e della liberalizzazione dei mercati, perché anche altro piccolo dato storico, fino a poco più di 20 anni fa la finanza non era internazionale, c'erano dei forti limiti proprio che servivano a impedire certe concentrazioni. C'è un momento intorno all'inizio degli anni 80 che chiamano il Big Bang, in cui hanno interconnesso le borse e lì hanno potuto cominciare a fare tutti i loro giochini di moltiplicazione virtuale del denaro. Negli anni 90, se non mi sbaglio, è stato dal governo Clinton ha abolito un'altra legge che era stata fondamentale nel dopoguerra per limitare i poteri delle banche, che era quella che impediva alle banche d'affari di essere allo stesso tempo banche di deposito. E quindi hanno tolto ogni limite proprio al... Quindi, e questo è il liberismo, cioè, vi ricordate, c'era un programma comico in cui c'era quella casa delle libertà, insomma, facciamo un po' quello che ci pare. Loro devono poter fare quello che gli pare senza limiti. Sono riusciti a inserire nella cosiddetta Costituzione Europea, nella seconda parte, cioè la prima parte che è fantastica, con i diritti del cittadino, eccetera, poi nella seconda parte ci sono articoli, tra cui alcuni, che dicono che bisogna eliminare ogni barriera allo scambio finanziario tra i paesi europei e tra Europa e... Dici, ma che c'entra con una Costituzione? Ma... Quindi diciamo che questo paradigma del denaro è abbastanza fortino. Ultimo pezzo del paradigma di questo discorso: noi europei abbiamo un problema in più, che abbiamo proprio ceduto, in realtà dagli anni 80 in poi, sempre di più, la sovranità sulle nostre banche centrali. Quindi questo è iniziato con quello che chiamavano negli anni 80 il divorzio tra la banca centrale e il governo, poi pian pianino c'è stato il progetto dell'euro, fino ad avere una banca centrale che non è praticamente minimamente controllabile dai governi e che in più non può neanche per statuto fare il prestatore d'ultima istanza. Cioè neanche se si volesse, per come è strutturata adesso la legge e la struttura dell'Unione Europea, non abbiamo modo di far immettere direttamente soldi nel sistema economico dalla Banca Centrale Europea, cosa che la Fed o la Banca del Giappone fanno regolarmente. Noi abbiamo questo problema in più della proprio completa perdita di sovranità monetaria che ha avuto il nostro paese. Però questo è come una parentesi, per quanto interessante, e appunto l'approfondimento di questa parentesi è... sono tutti questi economisti neo-keynesiani che dicono cose molto interessanti, quelli della Modern Money Theory, che andrebbero approfonditi, che noi troviamo proprio complementari con la nostra proposta di economia mista, che però non è soltanto, come vedremo, un modello economico, è più un modello sociale con un'immagine chiara di come dovrebbe funzionare il sistema democratico, cosa che giustamente e onestamente un economista non dice, perché se lo dice vuol dire che non è solo un economista ma un politico. Altri paradigmi: la proprietà privata, cioè, che non è che uno la mette completamente in discussione, no? Però come vi faccio un esempio, io potrei avere una pistola e avere il porto d'armi, cioè è mia la pistola, però questo non vuol dire che sono libero di fare qualunque cosa con questa pistola, perché per esempio se io sparo a qualcuno lì c'è proprio un limite normativo, normato alla mia libertà di utilizzare qualcosa che è mio, e allo stesso tempo ci dovrebbero essere limiti simili a diversi tipi di proprietà che hanno una conseguenza sociale o collettiva, per esempio, non solo le armi fisiche. Dalla proprietà privata deriva per esempio la fede nell'efficienza delle cose private, che adesso sta sparendo un pochino, negli anni 90 era forte questa cosa, speriamo che privatizzino la sanità, così è come se andassimo tutti in cliniche private. Poi si è visto che le cliniche private continuano ad andarci, che ci vuole andare, e chi, insomma, ormai non c'è più troppo bisogno di demolire questi paradigmi. Ce ne sarebbero altri, però questi sono i principali, diciamo, che però che sono proprio quasi i fondamenti. Un altro importantissimo è quello dello Stato azienda o Stato famiglia, cioè che se uno Stato si è indebitato deve ripagare il debito come se fosse una famiglia. In questo sia nei neo-keynesiani, ma lo stesso Galbraith, che insomma è una cosa che molti economisti ai tempi di Keynes dicono è una follia, perché un capofamiglia non è sovrano. Cioè uno Stato si indebita ma è sovrano, e il sovrano a chi deve ripagare i debiti? Questo è importante, perché questo è proprio il fatto che uno Stato debba ripagare un debito vuol dire che quella non è più uno Stato, è un'azienda, e la sovranità è di qualcun altro. Cioè ormai i nostri Stati sono ridotti a una collettività aziendale,
come se fosse veramente una grande azienda con un amministratore delegato che deve procurarsi denaro da fuori per spenderlo. Però in questo si può proprio rilevare una grossa perdita di sovranità. E ancora indipendentemente che si tratti di una dittatura, di una democrazia formale o una democrazia perfetta. Rileviamo che gli stati nazionali sono sempre meno sovrani, che vi sono entità sovranazionali, come dice Gerd Lerner, questa entità che chiamiamo i mercati, che in qualche modo sono in grado di influire in modo sostanziale, con quello che un tempo si chiamava signoraggio, cioè possono dire il signoraggio era questo, io ti conquisto e tu mi paghi dazio. In questo momento io ti ho preso il debito pubblico e tu mi paghi dazio, è la stessa cosa, ci hanno conquistato. Facciamo un attimo un passo indietro. Tutto questo però, dire tutte queste cose qui è rimanere nell'economicismo. Quindi stiamo semplicemente osservando come nel contesto economicista, il contesto economicista ha permesso, specialmente dopo la caduta del polo socialista che ha fallito, una concentrazione di potere che sta proprio permettendo quasi una dittatura del mercato a livello mondiale. Tutto questo è permesso dal fatto che c'è una forte fede in tutto questo. Paradossalmente, un po' come il mondo medievale era basato in gran parte sulla fede, cioè non c'era, a volte c'erano anche degli aspetti violenti, però in pratica c'era molta adesione in quei modelli. Allo stesso tempo, il primo modo per cambiare tutto questo, dal nostro punto di vista, è provare a fare un salto, a cambiare paradigma, cercando di trarre tesoro a quello che è successo negli ultimi secoli, quindi anche cercando di non buttare nella dialettica di cui si parlava prima gli aspetti più positivi di quello che fu il modello socialista e quelli più positivi di quello che è quello capitalista, che non proprio cercare di non entrare in quella dialettica, ma proprio fare una sintesi per il nuovo secolo. E il primo punto, secondo noi, è il modello democratico. Quanto sembrerebbe che la democrazia rappresentativa abbia fallito. Abbia fallito anche storicamente, in quanto è come un passaggio intermedio in cui io non ho più il sovrano indicato da Dio o dalla discendenza, ma ho un sovrano delegato dal popolo, che in certi casi è presidente, in altri, nel nostro caso sarebbe il Parlamento e così via. Però quello che succede in un mondo così perturbato dagli aspetti economici è che quel sovrano è stato eletto grazie al fatto che qualcuno gli ha dato dei soldi, e al fatto che possiede i mass media, e al fatto che c'è sempre qualcun altro i cui interessi valgono più di quelli di coloro che l'hanno eletto e che quindi dovrebbe rappresentare. Questo non è un problema solo italiano, è un problema mondiale tendenzialmente, cioè non esiste non vi è un esempio al mondo in cui dice questa è proprio una democrazia, certo esistono esempi più meno evoluti ancora che sono di dittatura, ok? Quindi anche lì non è che uno è contro la democrazia rappresentativa in quanto esecrabile in sé, è contro nel senso che può essere superata da un modello più complesso e più evoluto, che sarebbe stato impossibile fino a pochi anni fa anche tecnicamente, che è una forma di democrazia diretta, che detta così sembra veramente utopistica, e in parte lo è, proprio perché richiede da un lato un cambio di atteggiamento in chi dovrebbe esercitare questa democrazia, cioè nel popolo, che uno dovrebbe uscire da un'ottica passiva in cui è abituato ad avere qualcuno che si occupa di questo e che ogni tanto lo devo votare, situazione in cui non mi preoccupo tanto di quello che sto pensando, di come mi informo, di come mi educo, perché tanto c'è qualcuno di cui mi posso fidare che vado a votare. Ma anche ha dei problemi di complessità proprio organizzativa mostruosi, perché a che livello si decide, in base a quali proposte, è veramente una cosa molto difficile anche da immaginare. Certo, prima di internet, dei social network e di tutti questi esperimenti umani era veramente impensabile. Oggi comincia a essere difficile, quindi dall'impensabile stiamo passando al campo del difficile. Cerchiamo di allora, questo è importante anche da declinare un po' meglio. Noi non ci immaginiamo
una struttura centrale basata sulla democrazia diretta e basta, ma proprio come un grande decentramento dello Stato, uno Stato sempre più comunità di individui, molto decentrato, lo chiamiamo Stato coordinatore, che a quel punto può cominciare a dirigere un pochino anche l'economia in quanto è partecipato continuamente da coloro che vengono diretti. Quindi una forma retroattiva molto complessa di democrazia diretta partecipata, chiaramente con delle figure elettive che saranno sempre più di coordinamento e sempre meno di decisione, e che può essere in qualche modo l'elemento nuovo che potrebbe permettere di coniugare elementi di mercato libero con elementi di, tra virgolette, dirigismo da parte di questo stato coordinatore. Per esempio, sicuramente da questo fatto della democrazia diretta nasce, per esempio, il fatto che la priorità, ancora prima della sanità, che è sicuramente importante, diventa l'educazione, intesa proprio come accesso a ogni tipo di informazione e a ogni tipo di formazione come prioritario, perché se ognuno è in parte il sovrano, è priorità dell'insieme che abbia il massimo livello di formazione possibile. E in un mondo in cui c'è sempre meno bisogno di lavoro pratico, perché c'è tanta tecnologia in cui il lavoro ormai è... c'è bisogno di poco lavoro, è per quello che c'è tanta disoccupazione, non solo perché c'è crisi. Sarebbe molto interessante che le persone cominciassero a occuparsi di costruire questo modello come attività. Io un po' produco quello di cui c'è bisogno, se c'è bisogno, decidendolo insieme agli altri, ma poi mi occupo dello stato coordinatore, tutti, proprio non delego. Studio, approfondisco, sperimento, deve diventare un'attività, e questa è proprio una rivoluzione, per noi è una forma, forse è una grande rivoluzione. A quel punto sì che questo stato coordinatore può cercare anche di ordinare le priorità, di ordinare la proprietà sociale e dire cosa va bene, cosa va male per la comunità, si coordina tra comunità. E quindi lasciando libera l'iniziativa privata in tutto quello che non è strettamente prioritario, quindi che sarebbero l'educazione, la sanità e alcuni aspetti della qualità della vita, le grandi infrastrutture, eccetera, eccetera, cerca anche però di incoraggiare alcune cose e scoraggiarne altre, lasciando sui secondari massima libertà. Per cui è un mondo in cui ci può essere, tra virgolette, disuguaglianza negli aspetti materiali, però a partire da un minimo garantito di un certo livello per tutti e soprattutto da quello che è il secondo paradigma dell'economia mista, che è l'uguaglianza di opportunità, tridimensionale, quindi non solo all'inizio, sempre. Questo è un altro aspetto importante. Uguaglianza di opportunità vuol dire che io, per esempio, posso scegliere di avere di meno perché non voglio fare niente, voglio fare il minimo indispensabile, e in quel caso mi sarà garantito il minimo. Io invece un altro potrebbe voler avere 5 Ferrari, perché per lui è desiderabile questa cosa. E quindi si metterà a lavorare cercando di produrre più ricchezza possibile. E poi magari uno cambia anche idea. Uno aveva deciso di non studiare e poi a 40 anni decide che vuole fare il fisico quantista. Uguaglianza di opportunità vuol dire permettere di cambiare idea, vuol dire accesso all'informazione e vuol dire garantire una sussistenza decorosa che impedisca il ricatto, e vuol dire soprattutto impedire che qualcuno accumuli abbastanza da poter perturbare questa cosa. L'altro, in un seminario che abbiamo fatto poco tempo fa, c'era un ragazzo che infatti osservava che la nostra Costituzione, attraverso la progressività delle imposte, con il termine esatto, direbbe più o meno questo, cioè quel concetto lì dovrebbe servire proprio per impedire certe accumulazioni che invece non vengono impedite. Diciamo che la Costituzione italiana sarebbe stata, se fosse stata applicata, una di quelle più vicine a un modello di questo tipo, però tant'è che la stanno cambiando. L'amministratore delegato ha deciso che non va bene questa Costituzione perché è stata fatta con troppo cuore. Per cui, perché economia mista proprio per questo motivo, per cui vedete che ci sono alcuni aspetti collettivisti che potrebbero essere simili al socialismo, e poi però massima libertà su tutto il resto, con questo elemento, perché
Altre volte si è provato a fare una cosa del genere, però era come mescolare acqua con olio, dice Guillermo Sullings nel suo libro. Si fa l'emulsione, ma poi succede qualcosa per cui si dividono. Allora, secondo noi questo tema della democrazia reale, dello stato coordinatore, potrebbe essere il sapone. Cioè, quella cosa che permette di mescolare, cambia la natura dell'acqua, cambia la natura dell'olio e permette di fare una sintesi. Però è un elemento non irrilevante. Per cui in realtà, pur partendo dall'economia, qui stiamo parlando di un cambio di modello sociale, socio-politico, che sarebbe quasi un cambio di civiltà, per cui mi rendo conto che... Okay, però... Ovviamente, come si diceva, pubblica istruzione gratuita... Per esempio, un altro tema è il concetto di eredità. È evidente che se uno ha una casa, magari la vuole lasciare ai figli, oppure... Però se uno ha accumulato, non si sa come, una ricchezza pari a una certa percentuale di ricchezza di un paese e che in più fa effetto buco nero per cui continua ad accumulare altra ricchezza, perché deve essere, può essere, è legittimo che sia passata alla generazione successiva di quella famiglia? In virtù di quale, in più magari considerando che in quella ricchezza è coinvolto il benessere di molti lavoratori, che potrebbe essere un'azienda... Cioè che si tratta di una proprietà collettiva in qualche modo, in cui l'imprenditore iniziale che l'ha lanciata, certo la possedeva in parte, per cui il concetto di eredità andrebbe un attimino reso più evoluto, un po' come il concetto di azienda, cioè un altro punto di vista è il capitale e il lavoro. Questo è un esempio più... No, perché sì. Combatte il monte, no? Eviti quell'accumulo. Certo, però allo stesso tempo ci possono essere anche dei limiti. In quel senso permettere quell'accumulo e poi diventare la realtà. Questo sicuramente, però diciamo che in questo momento anche qualche legge che limiti un pochino, perché quello succede che specie se si parla di fortune finanziarie, siccome sono leggi esponenziali, più io posso garantirla nel tempo, più diventa gigantesca. Quindi a un certo punto dei meccanismi per interromperla nel tempo, oltre a un certo limite, cioè io ti lascio 10 case, basta. Cioè, voglio dire, ecco, 10 case ciascuno e tutto il resto le collettivizziamo. Quindi lì non è socialismo che dice no, tutti la stessa cosa. No, come mettere dei limiti a queste accumulazioni? Perché magari lui controllava una grande holding, questo è un esempio un po' del cavolo. Passiamo all'esempio delle aziende che si capisce meglio. Io metto il capitale in un'azienda e quindi sono il capitalista. In realtà l'imprenditore non dovrebbe mettere solo il capitale, dovrebbe mettere anche la capacità di impresa. E in genere il capitale se lo fa pure prestare. Quindi di fatto in genere ultimamente il capitalista è la banca e poi c'è l'imprenditore che è quello che... Però vabbè, detto questo, i lavoratori ci mettono il loro lavoro e il fatto che rischiano anche loro in base a come andrà l'azienda. Perché se va male uno resta senza lavoro, magari ha investito 20 anni della sua vita in un processo lavorativo in cui ci ha messo anche intelligenza. Penso per esempio un lavoratore nel campo della ricerca, per fare un esempio che si capisce bene, ho visto la Nokia che aveva degli ingegneri in Italia pazzeschi con cui ha sviluppato cose mega galattiche, ma era il padrone, il capitale può fare quello che gli pare, quindi niente, gli si è tenuto i brevetti e li ha scelto tutti. Allora, siccome un'azienda è una proprietà con delle implicazioni sociali e collettive anche, quindi con due livelli, primo include i lavoratori e le loro famiglie e poi anche l'ambiente in cui si trova, è un po' come la pistola, cioè io non posso stare in una pistola e comportarmi in qualunque posto dove come se fosse un poligono di tiro. Quindi se io ho un'azienda devo comportarmi responsabilmente, non posso decidere d'amblè di delocalizzare per esempio, se non come minimo consultando i miei lavoratori. Quindi qui stiamo parlando di copartecipazione tra capitale e lavoro nella gestione dell'azienda. E in più anche l'ambiente, quindi l'ambiente sociale che mi ha permesso di costruire quell'azienda. Perché probabilmente ho usato le risorse di questo ambiente sociale, probabilmente produco qualcosa che è indispensabile per questo ambiente sociale, quindi non posso anche in questo caso decidere come se fosse mio. Io sicuramente per il fatto del mio lavoro di impresario, di capitano d'impresa e per il fatto che magari ho rischiato il mio capitale, giustamente avrò diritto a parte del profitto e a parte delle decisioni dell'azienda. Non stiamo dicendo, anche qui non stiamo parlando di esproprio,
che adesso tutto in mano allo Stato capitalista decide, che quello era solo uno spostamento del problema. Bisogna come creare un'intelligenza collettiva un po' più articolata, e qui c'è l'esempio proprio di cui parlava Report. Stanno cominciando a esserci addirittura dei consorzi di aziende che applicano questo punto di vista del bene comune, del fatto che, se, che oltretutto conviene anche all'imprenditore, cioè capendo che non è che uno, che non stiamo parlando di carità, stiamo parlando come di quello che in biologia è la simbiosi. Infatti la biologia ha superato il darwinismo in questo, cioè non c'è solo competizione, ma si è scoperto che ci sono più specie che collaborano tra di loro, le colonie di batteri, il fatto che noi senza tutta una serie di batteri non potremmo vivere, quindi tutta una roba, e invece l'economia è ferma al darwinismo sociale in cui tutti contro tutti e questo produrrà il bene. Quindi anche in questo la collettivizzazione, messa in discussione della proprietà privata, cerchiamo di parlare come di un tipo di proprietà in cui la cosa viene un po' modulata, e anche però anche di un cambio di valori in cui a un certo punto io mi sento anche un po' a disagio se io ho tanto e quelli intorno a me hanno poco. Cioè io penso che quella è anche una riflessione da fare, perché tutto questo ha bisogno anche come di un percorso interno degli individui per mettere un pochino in discussione quelli che sono i valori che ci spingono, se ci convengono, se una cosa mi dà felicità o mi genera contraddizione. E io vedo molte persone, che anche imprenditori, che stanno soffrendo questa situazione, si stanno ponendo delle domande. A chi conviene? Ma se io fossi l'ultimo che ha tutti i soldi del mondo, in un mondo di affamati, mi sembra che siamo ai limiti della patologia in certi casi, però. Quindi vediamo altri paradigmi. Ovviamente il denaro dovrebbe essere un bene pubblico. Oltre ai beni pubblici tipo l'acqua, il denaro dovrebbe essere pubblico. Ricordiamoci che oggi non lo è. In certi casi è controllato, negli Stati Uniti è una via di mezzo, perché la Fed è più o meno privata, ma almeno c'è un controllo pubblico un pochino ogni tanto. Da noi no, è proprio una cosa privata in cui lo Stato in qualche modo fa da esattore o da controllore o da braccio, però alla fine si è visto oggi, perché questa cosa è vero che sono un po' tremendi politici, cioè non è che li voglio difendere, però è anche vero che oggi il Parlamento non ha più nessun potere, non solo perché è una classe politica debosciata, proprio perché ma perché c'è stato una sorta di colpo di Stato, e non solo in Italia, se andiamo a vedere tutti gli altri paesi europei, sta succedendo qualcosa di strano, insomma. Ma bisogna identificare il colpo di Stato della finanza. Allora, io osservo questo, non voglio dire, però, allora, in Italia abbiamo una persona che ha lavorato molto per un'azienda che si chiama Goldman Sachs. Mm-hmm. Alla Banca Centrale Europea abbiamo un signore che è stato consulente di un'azienda di Goldman Sachs. In Grecia anche mi sembra che il signore che è più o meno a che vedere con Goldman Sachs. Prodi era consulente di Goldman Sachs. E infatti, come mai è stato capo commissario europeo? È stato quello che poi ha fatto la direttiva Bolkestein. Quindi, come si dice, io sono romano, si dice dalle mie parti il più pulito c'è la rogna, però di fatto tutti questi simpaticoni arrivano da, non si capisce, tecnici. Potremmo prendere un bel economista dell'università di Urbino, no? Hanno preso il rettore della Bocconi, consulente di Goldman Sachs, tutti consulenti, qui tecnici. C'è la telecamera, non posso dire parolacce troppo, tra me. Sospegne. Ecco, diciamo, ecco. Che non si vede ma si sente. Sì, insomma. Peraltro, adesso senza fare, diciamo che stiamo osservando anche la ripetizione di un ciclo storico che avvenne in modo molto simile anche all'inizio del secolo scorso, che culminò con la depressione degli anni 30, che poi ha prodotto una guerra mondiale.
Io personalmente sto maturando la convinzione che più di crisi economica si può parlare di guerra economica in questo momento, in cui l'Europa è sotto attacco, eccetera, eccetera. In questo potremmo anche realizzare una certa evoluzione, da un certo punto di vista. Però, ecco, se uno capisce che siamo in una sorta di guerra con dei viceré messi dal nemico, eccetera, eccetera, forse cambia anche l'atteggiamento, perché anche lì, questo atteggiamento antipolitico in cui uno spera che trovando un nuovo rappresentante più onesto potrà cambiare la cosa, mentre intanto ci stanno distruggendo le infrastrutture, disintegrando l'economia reale e conquistando... uno poi alla fine magari trova pure quello onesto, ma nel frattempo non si chiamerà più Italia, insomma, quindi questo è anche un tema abbastanza serio. Un aneddoto, quanto tempo abbiamo? Voi avete presente quanti soldi vengono fatti oggi con i tablet, gli smartphone, tutte queste cose elettroniche? Apple è capitalizzata in borsa più di tutta la borsa italiana, è come se fosse un piccolo paese del G20, anzi un paese del G20 come capitalizzazione. Voi sapete di chi era l'azienda che oggi produce tutti quei chip? Era di Olivetti, la ARM, che è un'azienda inglese che fa tutti i chip, questi qua, era di Olivetti, è stata svenduta, quando Olivetti è stata praticamente finanziarizzata, smembrata, disintegrata, tra i vari asset che sono praticamente buttati via, c'era anche questa simpatica azienda. Cioè noi la nostra economia fino agli anni 70 era paragonabile, anzi era... teneva testa con quelle inglesi, una delle prime del mondo, e tuttora abbiamo un PIL paragonabile a quello dell'India. E ci viene detto, tipo bomba mass mediatica, farete la fine della Grecia, che è come dire agli Stati Uniti che faranno la fine della Calabria, paradossalmente. Cioè, però nel momento in cui noi ci crediamo, siamo disposti ad accettare qualunque cosa in virtù di quello. Questo è importante. Utilizzano queste forme di consenso come se fossero delle armi. Lo spread, ci sono i bollettini di guerra, lo diceva Camilleri della Landini, no? Che c'è oggi, c'è i bollettini di guerra che parlano oggi lo spread, e in questo anche lui diceva che insomma sembra veramente di stare in guerra. Ma sono giochi matematici con cui controllano i governi, oltretutto sapendo che lo spread è gestito da queste grandi banche d'affari che fanno i loro interessi manipolando le stesse... è evidente che non è che noi facciamo, quindi era proprio l'ossequiare i mercati in modo irrazionale, perché se l'obiettivo di questi qua è quello di conquistarci, sembra che sia questo, è permettergli di farlo attraverso queste cose tipo lo spread che è sbagliato, non sperare che lo spread scenda in virtù dell'autoregolazione, perché no, non sono loro, sono i mercati sono buoni, i mercati sono intelligenti, questo è quello che viene detto anche dal centro-sinistra. Se noi facciamo le cose per bene, l'intelligenza connaturata nel mercato, hanno sostituito il capitale di Marx col mercato. È una quasi una cosa che è un passo della follia, però è questo che è successo. Mi senti parlare del mercato come parlavano di Marx. Allora, se saremo bravi, i mercati ci premieranno. Poi succede che lo spread scende un attimino, poi bam, risale, perché non gliene frega niente, loro non vogliono, cioè quelli che danno il rating sono controllati da questi qua, ci sono degli studi che dicono questo, c'è uno studio svizzero che dice che sono 150 multinazionali, tutte interconnesse tra loro e come gangli, quelle quattro banche che controllano tutto. Allora è inutile, il tema è non lasciarglielo fare, non sperare che non lo facciano. Come con la democrazia diretta, sembra paradossale, però bisogna come... Per cui, sì, per esempio, come lasciarglielo, come si potrebbe fare? No, innanzitutto, adesso fatto tutto questo pistolo, cominciamo a armarci di proposte. Allora, innanzitutto, riprendendoci in mano, nel caso dei paesi europei, la possibilità di controllare la moneta, che poi sia con o senza la banca centrale, quello, se ci fosse un'unione politica europea con un Parlamento
potente, cioè che abbia qualche potere, eccetera, eccetera, e con una banca centrale che potesse mettere moneta come potere, allora non sarebbe, quindi non è necessariamente uscendo da... In questo momento Krugman, premio Nobel per l'economia, la settimana scorsa su Repubblica ha detto che siamo in depressione noi e la Spagna e che non c'è altra via che uscire dall'euro. E non è proprio, lui non è proprio un bolscevita. Non c'è altra via che uscire dall'euro. Per lui sì. Altri dicono che per esempio però se la BCE fosse permesso di emettere, c'era uno di questi economisti della MMT, faceva una proposta intermedia, cioè che da subito se si emettessero molti miliardi di euro in proporzione alla popolazione, in modo tale da non scontentare la Germania, che comunque è quella con più gente, si potrebbe comunque rilanciare l'economia. Però in questo momento, senza una politica che loro chiamano anticiclica potente, non c'è speranza. Ma detto questo, riprendere il controllo della moneta per poter fare, per esempio, una banca senza interessi. Cioè fa di concorrenza, in virtù del fatto che io sono sovrano e io ti faccio concorrenza. Cioè io comincio a fare quello che tu non fai e ti proibisco di fare delle cose che vanno contro la collettività, contro il mio interesse, perché a un certo punto quello è uno dei compiti dello Stato, quello di proteggere l'ordine costituzionale, arrivando fino all'uso dell'esercito. Io sono non violento, quindi è quasi paradossale una cosa del genere, però a un certo punto chiedere all'esercito di presidiare l'ordine costituzionale di fronte a un attacco molto sofisticato che viene da fuori. Banche senza interessi o con interessi minimi, diciamo, un po' come alcuni esempi sempre che faceva Report, una cosa molto che... Già esistono? Esistono, è possibile, ma è evidente, in più proprio sono sempre esistenti, cioè nel senso che uno Stato sovrano può fare quello che gli pare, perché questi poveretti che lo stanno facendo stanno pure sforzando di farlo contro tutto e contro tutti, ma nulla potrebbe impedirebbe allo Stato italiano di decidere di, infatti lo faceva, di prestare soldi alle imprese, ai cittadini. Noi eravamo un esempio, il modello italiano, crescita italiana, socialdemocratica, con la Democrazia Cristiana, adesso non vorrei sembrare un democristiano, però facendo un escurso storico, noi siamo stati proprio in Europa un esempio fortemente socialdemocratico, con un fortissimo intervento dello Stato in economia. L'ENI è nata così, una multinazionale con tutti i suoi limiti, però era nata anche per, diciamo che ha avuto tra le sue mission quella di indebolire il potere delle sette sorelle anche nei paesi produttori, e quindi ha permesso di uscire dal... Quindi era uno Stato che interveniva anche in politica estera in un certo modo. Mediobanca era stata creata proprio per permettere alle banche pubbliche di intervenire direttamente nell'economia prestando, e quindi insomma diciamo l'Italia era proprio uno dei posti dove questa cosa veniva fatta. Alla fine degli anni 70 c'avevamo un debito pubblico, io non sono proprio un economista, però mi sembra che era tipo la metà del PIL, quindi era un debito pubblico ridicolo secondo i parametri attuali, quindi non ci raccontino che è colpa di quelli là che spendevano troppo. A un certo punto hanno cominciato a fare i giochetti finanziari, il debito pubblico è esploso, però ecco, sì, è possibile fare tutto questo perché è già stato fatto. Cioè noi siamo proprio uno degli esempi di posto che nonostante i politici fossero corrotti, mafiosi, quindi neanche erano proprio democrazia diretta, però almeno da quel punto di vista quel modello, forse anche con la spinta del dopoguerra, dell'antifascismo, eccetera eccetera, e anche perché l'Italia era a metà tra i due mondi e quindi era importante che andasse bene. Ricordiamoci che noi siamo stati spinti a indebitarci molto negli anni 80, quando c'era la crisi al massimo tra le due cortine, e proprio c'era indebito, perché devi far vedere tutto bene, crolla il muro di Berlino, non c'è più bisogno di noi, adesso lo paghi il debito. Quindi anche volendo fare un po' di fantastoria. Quindi comunque a livello concreto, creando questa banca, creando ambiti di... per esempio la cosa della democrazia diretta può partire dal basso, cioè si possono già da ora cominciare a creare degli ambiti che si muovono in quel modo. A me sembra che questo esempio dei 500 imprenditori del Trentino sia è un esempio di come questo sia possibile, e questo è fantastico, e di come collaborando poi si può diventare anche potenti. Mi sembra che l'Italia, tra l'altro in Italia potrebbe succedere da un momento all'altro, cioè potrebbe scoppiare un casino irrazionale e molto brutto, e poi potrebbe scoppiare un fenomeno di auto-organizzazione sociale molto interessante. Io spero che succeda la seconda cosa, e con le nostre poche forze faremo di tutto perché possa succedere.
La proprietà partecipativa dei lavoratori, per esempio, basterebbe per creare dei meccanismi, così come viene fatto per l'ambiente, adesso ci sono, no, le tasse sull'inquinamento, le tasse sul danno sociale, un po' i punti benessere che si danno agli imprenditori, 500 imprenditori, cioè che se un'azienda opera nel tessuto sociale in un certo modo paga meno tasse e se invece opera in un altro modo ne paga di più, in base a quanto cura il benessere generale della collettività. Uso il potere fiscale per favorire delle forme interessanti. Più o meno finisco, così poi abbiamo ancora un bel po' di tempo per l'interscambio. Mi sono dimenticato qualcosa di importante rispetto all'impianto dell'economia mista? Siamo un gruppo di studio, quindi no, mi sembra più o meno sì, 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 quindi diciamo che il Partito Umanista ha elaborato una serie di proposte a livello internazionale, piccola nicchia proprio sul Partito Umanista, ma tanto allora, noi siamo un partito di base nel senso che ci siamo dati una forma di democrazia diretta, per cui la struttura è basata su quelle che noi chiamiamo equipe di base, ognuno può formarle, si iscrive, non c'è un numero massimo, minimo, è come uno è interessato a un tema e fa un'equipe del Partito Umanista, elegge quello che chiamiamo una sorta di portavoce che cura i rapporti con il coordinamento nazionale, che viene eletto ma ha un solo compito di coordinamento generale e quello di sottoporre a tutti gli iscritti eventuali consultazioni nel caso ci siano delle campagne da portare avanti, delle decisioni da prendere di tipo nazionale, lasciando la libertà a livello locale di prendere le decisioni locali nell'ambito di un quadro generale dell'umanesimo, nel senso che se poi un gruppo che dice essere umanista comincia a fare lo skinhead e a prendersela con gli immigrati, magari l'insieme dirà che non fa parte del Partito Umanista, perché quello. Però a parte questi casi estremi, cerchiamo di lavorare in questo modo con la democrazia diretta e anche a livello internazionale. Infatti da un po' di anni a questa parte ci chiamiamo Partito Umanista Internazionale, in cui anche il coordinamento internazionale funziona allo stesso modo, per cui ci sono dei casi in cui tutti i membri internazionali, cioè tutti gli iscritti, senza intermediazione, direttamente gli iscritti di base, votano attraverso il sito centrale del partito per prendere delle decisioni sui funzionamenti interni. Questo è importante perché diciamo che in questo modo stiamo cercando di diventare un esempio di democrazia diretta e vi assicuro che non è facile, perché ogni 3x2 ci sono delle difficoltà dal punto di vista, chi decide, ma chi è che decide qua, ma com'è possibile, come vi permettete di fare questo, non potete farlo, sì che possiamo, no non potete, e chi decide, è un casino. Però intanto di partecipare, no? Poi, un altro elemento, no? Oppure perché infatti c'è da votare e poi nessuno vota, è interessantissimo. Ma è interessante affrontarlo dal punto di vista che è una cosa nuova e che cioè, perfino chi lo sta promuovendo fa fatica a farlo. E va bene, lo sappiamo. Perché è come richiede un cambio nella testa che è più di quello che può sembrare. Troppa libertà. Com'è sta cosa? Non c'è nessuno che decide per me. E nessuno che mi dice quello che devo fare. È faticosissimo. Deve dare sempre un contributo per cercare di... Ho sabotato l'audio con no. Quindi allora alcune proposte che sono state elaborate e poi votate, quindi sono proprio una proposta del Partito Umanista Internazionale: esigere l'implementazione di una consultazione della popolazione di fronte a ogni decisione rilevante che devono prendere i governanti in maniera economica, materia economica, politica o sociale, denunciando come antidemocratiche le misure non sottoposte a consultazione. Per cui sta storia che... Non a posteriori, quello no. No, è una cosa cioè, tra l'altro la finanziaria, che poi è l'unica cosa che già nella nostra Costituzione è prevista come non abrogabile con il referendum, vabbè. Cioè, noi ci immaginiamo un mondo in cui tu fai una proposta e poi il consiglio di amministrazione dell'azienda, brutta questa immagine, però che è il popolo, che è sovrano, vota. E se non gli piace, non passa. Ma il popolo sbaglia, perché tu non sbagli? Cioè, come c'è ridotto? Perché anche questa storia che poi il popolo sbaglia, che c'è bisogno di qualcuno che prende misure impopolari
per il bene del popolo come se fossimo dei bambini, allora lasciateci sbagliare anche a noi un pochino. E forse impareremo, ma sicuramente cagate come quelle che hanno fatto finora. Sì, un po' in realtà, che secondo me è un po' quello che ci ha ispirato anche come organizzazione interna, è che la distribuzione dell'errore, cioè vogliamo che l'errore sia di tutti, non di qualcuno, cioè almeno dice, abbiamo sbagliato, cambiamo, non cerchiamo, cioè, in modo tale che male che vada è colpa nostra, però non... Che è diverso da dire c'è uno che mi ha tradito e che magari non lo so neanche che mi sta tradendo. Poi, quindi, secondo punto, promuovere l'interscambio, il dibattito, la formazione e la circolazione delle informazioni affinché l'insieme della società possa formarsi una propria opinione su tutti i temi che dovrebbero essere oggetto di consultazioni popolari. Perché in effetti tutto questo, con i mass media che abbiamo oggi e il livello di istruzione che ci concedono, forse qualche problema lo comporta, siamo, quindi certo. Quindi subito dopo il tema è non solo promuovere la cosa, ma anche dare accesso all'informazione. Una cosa che si può osservare, che sto anche sperimentando sempre di più, è che è vero che oggi c'è grande accesso di informazione, ma che le cose di maggior qualità o le devi pagare o sono quasi introvabili. Perché anche internet, è vero, ha democratizzato le cose, però comunque abbiamo sempre di più a che fare con informazione molto diluita, molto controllata. Ricordiamoci che Google, Facebook, tutti questi qua sono comunque di chi sono? Di Wall Street. Adesso io non voglio fare proprio il catastrofista, c'è ancora spazio di libertà, non sto dicendo. Però comunque Google, se il governo cinese lo obbliga a non far vedere delle cose, le spegne. Questo vuol dire che può farlo in qualunque momento e che forse... Non è detto che sia sempre neutrale il primo che sale su. Io non lo so perché l'algoritmo di Google non è pubblico. E ecco. Non è neutrale. Assolutamente. Per cui, insomma, anche queste sono cose. Quindi l'accesso all'informazione dovrebbe diventare proprio una religione. Il fatto che io adesso ho 41 anni, vorrei laurearmi, devo pagare un sacco di soldi. Cioè non è che mi vengo aiutato a farlo, no, c'è proprio una barriera. Invece quello dovrebbe essere, cioè l'accesso all'istruzione dovrebbe essere garantito a qualunque età, in qualunque modo, proprio come che bello che vuoi laurearti, non ma siamo sicuri, ma sarai capace, ma fai il test ammissione, poi ma tu guadagni così, allora devi pagare. No, proprio perché più le persone saranno colte, più potranno in qualche modo fare essere buoni sovrani. E poi forse è una cultura anche forse dal punto di vista interiore, no? Come una crescita, esatto. Non solo nelle tecniche, nel sapere, ma forse nella conoscenza anche di se stesso. E io questo riflettevo su questa cosa, che nel Medioevo, per esempio, comunque la figura dell'asceta era molto più apprezzata rispetto a oggi. Cioè anche uno che non fa niente, no? Ma che magari pensa, sta lì e pensa. E ogni tanto scrive anche qualcosa, magari di... Oggi in un mondo in cui ci svegliamo alle 6 del mattino per correre in ufficio a mandare email completamente inutili, però produciamo per generare un PIL virtuale assolutamente, cioè, se uno potesse, no, anche semplicemente dice io passo un anno a riflettere su questo tema e la collettività dice che bello, sì, fallo, noi ti appoggiamo. Così poi ci dici a che conclusione sei arrivato. Oggi sembra una cosa... Ma proprio debosciato. Però poi non c'è lavoro per tutti e quindi uno si deve inventare qualunque cosa, anche magari dannosa, perché uno per vivere deve lavorare in un mondo in cui giustamente la tecnologia ha permesso di avere meno lavoro. Non si capisce, c'è un altro. Andiamo avanti. Elaborare disegni di legge riferiti alla costruzione di un'alternativa sociopolitica, esigere una discussione e promuoverli. Quindi, legge di democrazia reale, con tutti i relativi meccanismi, una riforma tributaria che garantisca la ridistribuzione della ricchezza e il reinvestimento produttivo dei guadagni, legge di proprietà partecipativa dei lavoratori nelle imprese,
controllo statale sul sistema finanziario e creazione di una banca senza interessi. Poi, mobilitarsi permanentemente per educazione e salute come diritti fondamentali, pubbliche, gratuite, universali e di alta qualità, chiedendo non solo la loro esistenza, ma anche finanziamenti adeguati alla loro importanza. Perché in un paradigma di un certo tipo quella è la cosa più importante, non i mercati. E poi promuovere e diffondere attraverso tutte le vie possibili i paradigmi di una nuova cultura per la nazione umana universale, la non violenza, la non discriminazione, la reciprocità, la libertà, la giustizia sociale e il senso della vita, e denunciare come retrogradi i valori dell'individualismo, del consumismo, della violenza, della xenofobia e della guerra. Sembreremo un po' Heidi, siamo un po' naif, però pensiamo che convenga a tutti vivere in un mondo così, e converrebbe perfino al cicciottello di Wall Street, come lo chiamava il nostro amico. Cioè, io quello che più approfondisco questi temi, più mi chiedo perché lo fanno, e non riesco a darmi una risposta. Che altro, posso dire un po' la mia, che l'alternativa è che continuando in questa maniera o c'è un campo da qualche parte o dall'altra parte c'è una devastazione totale, perché verso quello stiamo andando, quindi una disgregazione sociale dei rapporti, a un crollo dell'economia. Io non sono per niente ottimista in questo periodo, ho molto timore, per cui ad esempio personalmente promuovo queste chiacchierate che stiamo facendo, perché ho iniziato a smantellare prima di tutto nella mia testa certe idee di non poter cambiare, come diceva un po' lui, che ci sono delle robe stampate nella mente, no? Per cui devi accettare tutta una serie di cose, per cui ho iniziato a mettere a fuoco alcune cose che mi hanno dato un po' di speranza. Ovviamente tutto questo è molto bello, non è una favola, ma è un qualche cosa di futuribile. Però se non si inizia a visualizzare questa immagine, neanche si potrà mai realizzare. E poi comunque ci sono degli indicatori interessanti di qualcosa che si sta muovendo verso quella direzione lì, quelli delle banche che si stanno senza interessi, piuttosto che del lavoro, della partecipazione dei lavoratori, quindi degli elementi già si stanno muovendo. Bisogna spingere perché si apra questo spazio nella mente di ognuno, perché sennò non c'è spazio per nient'altro diverso, ecco. È come una scatola chiusa nel quale non entra nulla. Cioè, non è possibile che l'Italia e la Grecia, parte della filosofia greca e del Rinascimento occidentale, finiscano distrutte dallo spread. Sì, cioè, non è. È inaccettabile, è una, sì, dobbiamo fare qualcosa. Che è anche un paradosso, che il mondo occidentale lì nasce e sembrerebbe che qui c'è l'inizio di questa distruzione. Io vedo anche, ci sono alcuni aspetti positivi. Vabbè, da un lato il fatto che comunque questo attacco non è con le bombe vere, ma è con lo spread. Questo, come dicevo prima. L'altro è che stiamo con... No, cioè neanche a me, però cioè, vedo come un'evoluzione piccola in questo ciclo. L'altro è che però c'è un'altra cosa da dire, che noi abbiamo vissuto in questa grande illusione del mondo occidentale, con tutto il resto del mondo che stava piuttosto male, non tanto per colpa nostra diretta come individui, perché non c'entriamo niente, però con, diciamo, con un sistema capitalista che per espandersi, prima di arrivare a questa fase in cui si deve espandere con la cosa finanziaria, devastava altre economie, l'Africa, l'India, che adesso si è. Per cui questa situazione di noi europei, che adesso noi poi eravamo diciamo il vessillo mondiale del modello socialdemocratico, del welfare, il punto a cui aspiravano, perché gli altri paesi, i popoli degli altri paesi, non è che aspiravano tanto a diventare come gli Stati Uniti, aspirano a diventare come l'Europa, perché la vedevano come in Europa si sta veramente meglio. Negli Stati Uniti, insomma, erano come due mondi sovrapposti. Ora, il fatto che da un lato si è crollata questa cosa, quindi anche l'Europa comincia a essere vista come tutto il resto del mondo, e che anche noi europei sperimentiamo un pochino come sta il resto del mondo, forse potrebbe aiutare, se riusciamo a alzare la testa in tempo, a cercare di trovare un modello che sia valido per tutti. Perché continuare a pensare che io in Italia sto bene, e poi come stanno quelli in Libia o quelli in Egitto o quelli in Senegal non me ne importa più di tanto, che è una cosa che, a cui si, non è colpa nostra, io veramente non è che sto, non,
non mi voglio colpevolizzare per questo, perché non c'entro niente io. Però credo che questa sia l'occasione per riflettere su questo aspetto, che se dobbiamo costruire una cosa, costruiamola bene. Quindi tenendo in conto del fatto che sembrerebbe che in un mondo chiuso, se no, se cominciamo a dire io sto bene io, per stare bene io stai male tu, allora ha ragione quello di Wall Street. Sarebbe come si arriva a quel paradosso. Quindi da questo punto di vista questa crisi ci spinge, poi considerando che noi finora, finché non ci distruggono, abbiamo ancora quasi il PIL dell'India, veramente se in Italia succedesse qualcosa di veloce e di interessante, auto-organizzativo, positivo, quindi non sto pensando a cose violente, ma proprio di un tessuto sociale che alza la testa e dice mo basta, adesso le cose le facciamo in un altro modo, più interessante, cioè, riscattando il rinascimento, veramente, cioè tutta la nostra accumulazione storica. Lì potrebbe essere veramente così. Io ogni tanto, cioè, ho questi momenti di ottimismo, durano poco. Penso che non durano tanto, però riesco a concepire come... Poi vedo la puntata di Report, oppure vado al summit dell'MMT, io lì pensavo che saremmo stati 300, arrivo e mi metto a piangere quasi, perché c'erano 2500 persone che riempivano questo palazzetto, cioè, c'eri anche tu, infatti ti... sì. Una cosa autorganizzata, a sentire questi economisti neo-keynesiani, due giorni pesantissimi, con proprio... Oppure ti guardi una puntata di Report in cui non so bene come vengono uniti tutti i temi che noi da 20 anni mettiamo proprio insieme con questa combinazione, dicendo questo è un modello sociale nuovo che è possibile. Non so, cioè io, è quasi inspiegabile per me questa cosa, perché ce ne sono tanti, per esempio... Ma adesso pian pianino... Non è facile, ma se no sembra il solito partito che cerca di invece... Adesso noi stiamo organizzando il workshop a Milano in cui ci saranno, poi pian pianino faremo, perché la forma diretta, e poi perché comunque ci sono arrivati indipendentemente, quindi è più interessante che si diano come delle forme concomitanti che poi convergono. Io ormai la vedo, cioè non vedo più processi lineari, cerco di immaginarmela così, è più probabile, perché se mi immagino che devo essere io, più spontaneo. Sì, che sia come che a un certo punto comincia a sorgere una certa immagine in un punto e poi comincia a apparire dalle altre parti, e lì può succedere un bang organizzativo, che non è che perché qualcuno ha organizzato tutto, è una forma vecchia, quella del nuovo leader, fatto che, perché se arriva un nuovo leader non è compatibile con una democrazia diretta un leader, e sinceramente non mi, quindi dice ma perché non vi mettete voi, non solo perché siamo, insomma, però anche perché ci muoviamo, cioè perché non siamo tantissimi, però anche tutti questi anni non abbiamo mai voluto muoverci in quel modo più di tanto, perché non funziona per produrre quello che vogliamo produrre. Non funziona in noi. Non funziona, non è compatibile col nostro modello. Dire qualcosa, dire che mettiti direttamente, esatto. Ti vuoto a terra, no, vieni a fare delle cose, perché non pensi che sono una maglietta. Anche perché io non so cosa farei se io oggi fossi il Presidente del Consiglio, col Parlamento che c'è e col popolo, nelle condizioni in cui sta il popolo, non so cosa potrei fare, oggettivamente, anche con buone intenzioni. Forse qualcosa, cioè meno peggio, cioè, probabilmente, però è come che per me non è la via quella, cioè è più interessante che appaia in forme diverse la stessa cosa, addirittura con non uniforme, strana, però questo potrebbe essere uno dei posti dove appare, proprio perché siamo arrivati un po' al limite, tutti questi suicidi, queste cose, siamo veramente, non tanto da un punto di vista materiale vero, ma perché a livello psicologico, cioè, è troppo lontano dall'immagine del mondo che ci immaginavamo, cioè ci hanno fatto uno scherzo troppo, non è accettabile. Aperte le domande, si è capito, però dichiariamo adesso che... Manca mezz'ora? Qualcuno... Sì, adesso ho finito, basta. Non posso levare 10 minuti, un quarto, 10. No, 10 minuti, abbiamo un quarto d'ora, allora. Se riporto... Quindi se ci sono domande... Non capito il fatto dell'economia, cioè, parlavo per fare della salutazione del breve, cioè. È un suicidio come non vuole dell'Europa, non vuole svalutare l'euro, oppure è una cosa che non è a pochi? Allora, ognuno, cioè,
una cosa, io ti posso dire l'opinione che mi sono fatto rispetto alla svalutazione dell'euro. La Germania, dopo la Repubblica di Weimar, fu colpita da un'inflazione che poi ha portato al nazismo. Cioè, dopo che ha perso la prima guerra mondiale, li hanno attaccati producendo un'iperinflazione che ha più distrutto il loro tessuto economico. E poi, diciamo, ha aperto le porte a Hitler, in pratica, come forma di totalitarismo. Io ho l'impressione che loro abbiano ancora proprio questo tipo di timore, cioè proprio come una paura, come noi italiani abbiamo bisogno di mangiare, perché io sono di terza generazione, però abbiamo questa cosa che abbiamo paura della fame, loro hanno paura dell'inflazione. E ho l'impressione che in realtà, è per loro, cioè, a tutto il resto dell'Europa converrebbe una svalutazione dell'euro. Sì, però io appunto però penso che non sia tanto un oddio, loro esportano in Europa, non esportano fuori, siamo uno che. Però adesso senza, non voglio fare una cosa antitedesca, però tendenzialmente secondo me sono mossi da questa compulsione di paura dell'inflazione, per cui poi sono un po' rigidini anche come forma, cioè sono, e quindi non si sono ancora accorti che se non si sbrigano a mollare su questo tema, perché nel momento in cui scompaiono, noi scompariamo come mercati, anche loro vanno un po' a... Quindi diciamo che comunque l'attacco arriva da fuori, il nemico non è la Germania, però in questo momento quelli che stanno... Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che proprio per autodistruzione, siccome la BCE in questo è un ruolo importante e nella BCE c'è un signore di Goldman Sachs, questa è anche un'ipotesi numero due, che sia proprio parte dell'attacco quello di imporre all'euro di non svalutarsi. O le due cose vanno insieme, o ce ne sono solo essere, esatto, stiamo parlando di sistemi complessi, però insomma sì. No, vorrei ritornare un attimo sul discorso che hai accennato della non restituzione del debito, che cosa intendi? Ma in realtà non parlavo tanto di non restituzione, perché allora tanto bisogna capire, com'è strutturato questo debito. Per esempio, una cosa interessante è che fino a 10 anni fa il debito era, come è ancora in Giappone, quasi tutto verso il mercato interno. E a quel punto una restituzione del debito, certo, risultava strano, però allo stesso tempo c'era come un patto di fiducia tra Stato e imprenditori, cittadini, per cui non era un grosso problema. È diventato un problema nel momento in cui è stato esternalizzato. Hanno spinto questa cosa con proprio campagne di stampa, mi ricordo degli opinionisti 10 anni fa, perché l'Italia è poco avanzata a livello finanziario, ancora investite in bot, quindi proprio spingendo i fondi di investimento, le cose, campagne massive, pubblicità tutti i giorni. E sono riusciti infatti nel giro di 10 anni a far sì che più della metà adesso del debito comunque sia agli stranieri, soprattutto banche francesi, tedesche, e comunque poi alla fine, secondo me, sotto sotto si potrebbe arrivare sempre agli amichetti nostri, sì, quelli là, non solo Goldman Sachs e amici. Vi ricordate, c'era stato un documentario, quello che parlava dei brogli elettorali, di De Aglio, mi sembra, vi ricordate? Che vabbè, quello... Però all'interno c'era l'intervista a un tizio, a un finanziere, questi americani di Wall Street, che dice che raccontava placidamente che lui sì, aveva trattato con Berlusconi, no, il debito pubblico me lo prendo io, stai tranquillo, perché questo era uno che controllava diverse migliaia di miliardi. Allora, quindi, tornando alla questione del debito pubblico, allora, A, nel momento in cui tu scopri che ci sono degli strozzini che si sono appropriati di parte di lui, io lo strozzino lo denuncio, e già è tanto che non gli mando il sushi al plutonio perché sono non violento, perché se si sono nemici, cioè nemici proprio con la N, quindi nei confronti dei cittadini si possono trovare delle forme, quindi non stiamo dicendo. In più, tornando alla moneta sovrana, a quel punto il debito non è un problema perché posso ripagarlo più senza problemi, quindi non si parla di non restituzione del debito in sé. Quello sì, mi immagino, oddio, ma io ho investito in bot, perdo i miei bot, oppure un'azienda. No, no, si parla innanzitutto di non fare di ogni erba un fascio, cioè di andare a depotenziare certe concentrazioni. E in più, siccome certi interessi che stiamo concedendo sono speculativi... Sono gli interessi sugli interessi. Sì, non solo, ma se tu stai comprando i BTP a un certo tasso, tu, grande banca internazionale, è un investimento speculativo. E quindi ti assumi, se sei grosso ti assumi il rischio, e se vai in default sono cavoli tuoi, punto.
diverso è tutelare i cittadini, perché l'interesse è proprio per l'aspetto speculativo del, è un certo, in più l'altra cosa, minacciare di non ripagare il debito poteva essere un'arma di politica internazionale, perché noi siamo così, perché noi siamo, diciamo che anche Grillo, perché questo lo dicono un sacco di economisti, Krugman, quelli dell'MMT, anche Grillo dice questo, cioè nel senso che a un certo punto, se Goldman Sachs è too big to fail e si è fatta dare 800 miliardi dagli Stati Uniti perché se falliva era un casino, pensa all'Italia, che se falliamo noi, la Germania fa plup, gli Stati Uniti fanno plup, la Cina fa buh. Cioè, a un certo punto, se Goldman Sachs è too big to fail, anche noi siamo too big to fail. Però ci hanno messo il viceré che dice no, non falliremo, i cittadini saranno, sono troppo responsabili. Cioè, quello è il tema. E altro tema, siccome questa è una guerra, c'era la fase post bellica in genere aveva a che vedere con un reset di certe cose. Cioè, se noi cominciassimo a entrare in quest'ottica, che non è una semplice crisi economica, perché se tu vai a vedere come si sono, come hanno usato la crisi del 2008 per prendere le munizioni, cioè loro hanno fatto finta che stavano per fallire, perché alla fine non gli costava molto in realtà tamponare quella cosa, cioè ce la potevano pure fare come sistema, la storia subprime è un po' stata una scusa per farsi dare una paccata di soldi, una paccata di soldi dagli americani e dagli inglesi fondamentalmente, ma tanti, 800, cioè c'era un, hanno speso in proporzione più che per tutta la seconda guerra mondiale per non far fallire le banche gli Stati Uniti. Cioè, 800 miliardi di dollari. Ecco. Allora, uno può vederla come poverini, erano in crisi, stavano per fallire, non era colpa loro, non avevo capito, poverità. Oppure può dire, questi hanno fatto questo gioco per prendere le munizioni per attaccare l'Europa. Perché senza quella liquidità non potevano attaccare l'Europa, come hanno fatto, cominciando dalla Grecia. Poi, siamo un po' ottusi, quindi si poteva... Cioè, allora, se, ecco, invece, ma anche lì bisogna vedere quanto poi, nelle posizioni chiave dell'Europa, magari c'era qualcuno, perché insomma di gente di Goldman Sachs c'è anche in Germania. Non è questione di, non è complottismo, questa è politica internazionale, sono sempre state le guerre. Quindi non stiamo parlando di una setta oscura, e si sono anche abbastanza alla luce del sole, oltretutto, non è che occultano. Però è evidente come. Sì, però mi sfugge. Cosa? Il momento in cui il nostro debito è per il 50% in anno ad altri stati, altre entità. Perché non sono stati. Sono entità straniere. Esatto. Alieni. Sì, alieni. Corpi alieni. In quel senso sì. Nel momento in cui è così, dov'è allora l'interesse a farci tanto male? Perché alla fine. Sai cosa? Che noi. Li riprendono loro non sono stupidi, i soldi ce ne hanno tantissimi, ma loro interessa l'economia reale in realtà. Noi abbiamo fior di infrastrutture, fior di. Cioè, la conquista, le armi servono per conquistare i paesi. E questi non sono stupidi. I soldi ormai sono uno, i soldi per loro sono uno strumento di potere. Perché quando io comincio ad avere 1.000 miliardi. Capisci? Cioè, sai cosa? 1.000 miliardi vuol dire che non li potrò mai spendere. Sfido che dovrebbero fare un reality, carino. Spendi 1.000 miliardi, non puoi, che ti fai? Compri 10 shuttle. Cioè, è una cosa proprio. E Soros, che è uno di quelli meno cattivi, il giorno in cui ha speculato sul declassamento, e si è fatto 1.000 miliardi in un giorno, ha vinto così. E siccome gli scambi in derivati sono pari a diverse decine, cioè sono tipo 10 volte il PIL del mondo, questi hanno una, come una capacità di fuoco pari a infinito praticamente. Quindi secondo me il concetto di soldi in sé per loro è un altro, qui stiamo parlando di presa del potere. Poi una volta che preso, cioè qui stiamo parlando di un regime tecnofascista totalitario, e questa è la cosa che dovrebbe un pochino spaventarci, e quindi, però la cosa interessante è che veramente in un attimo si potrebbe impedire cambiando punto di vista, ad esempio quello che perché dice è virtuale. Benedazzo, questo se lo conosci. Ma questo infatti lo dicono, cioè è un attimo, basterebbe smettere, cambiare fede, il denaro basta, non è più, però cioè
come passare dal Medioevo al Rinascimento, non è proprio così semplice. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, sì. Ma cos'era un partito dell'assemblea di quelle dei Vabbè, noi lo facciamo, cioè, noi che siamo sberleffati, secondo me, cioè, perfino Berlusconi una volta disse, perfino il Partito Umanista ha avuto uno spazio in televisione questa volta, che hanno dovuto raccogliere firme in Val d'Aosta, una cosa, e poi fa perfino, e quella volta gli amici del PD cambiarono il regolamento, che se non la par condicio noi quella volta avremmo avuto accesso ai media nazionali, ma cambiarono il regolamento interno a campagna iniziale, elettorale iniziata, per cambiare, per non farci accedere. Facemmo ricorso, perdemmo e ci volevano pure far pagare il ricorso. Vabbè, lasciamo giusto per... Detto questo, in realtà secondo me non è tanto un partito, lì bisogna proprio cominciare a coordinarci, fare come dei forum, delle cose in cui a partire da questa cosa qui se la si riorganizza da un'altra parte, si fa un comitato di quartiere, è un... pratico, perché tutto il tuo discorso è molto bello ma è molto... un po' teorico. È molto teorico, in alcuni punti è decisamente utopico per quanto riguarda... va un po' al di là di quello che si può fare subito, cioè... forse come dice lei è futuribile, non so. Allora, rimanendo nella realtà, ad esempio, come un'impresa o delle imprese possono avvicinarsi a questa ipotesi di economia mista? Ma al workshop abbiamo invitato, speriamo che vengano, questi qua, questi 500, ad esempio. Infatti vorrei sentirlo da questi 500 eroi che ci stanno provando. Esatto. Cioè, sì, sì, bisogna, assolutamente. Io penso che noi nel nostro piccolo però possiamo cominciare, per esempio, con questa crisi che c'è, io non so, io lo so come sta il mio vicino perché gli sto pagando le bollette. Vabbè, ma uno ha vergogna, c'è un sacco di gente che ha vergogna, che non te lo dice. Allora, per esempio, iniziare proprio a ricostruire un tessuto di vicinato, andando a chiedere ai vicini come stanno, organizzando, sembrano cose stupide, organizzando dei gruppi di vicinato in cui si esplicita il fatto che ci si aiuterà se qualcuno ha problemi. Io la vedo così la partenza, proprio ripartire dal tessuto, dall'infrastruttura minima, perché ce l'hanno bombardata, uno ormai non vive il vicino, è uno sconosciuto. Allora io addirittura, cioè provare veramente a ripartire dal locale, dal quartiere, da dove uno, e vedere, io mi immagino questo sinceramente, iniziare dal, certo poi se uno ha la possibilità di partire, non tanto dall'economia ma dal tessuto. Dal basso, però lanciando immagini, cioè permettendosi di lanciare immagini grandi, non so come dire, perché poi se tu le lanci magari qualcosa succede, perché e questa, col casino che c'è adesso, se dei gruppi cominciano a auto-organizzarsi, a essere solidali, può essere di questa cosa c'è veramente bisogno. Ma anche favorendo il dialogo tra queste nuove realtà che certo sembrano isolate, però se comunicassero tra loro... No, infatti voi dovete essere più presenti sui mezzi. È che noi siamo quelli che siamo, sì, infatti. Infatti, siamo aiuto in questo, perché effettivamente... Io sono stato responsabile stampa anche, tu non hai idea di quanto noi abbiamo per anni inondato tutte le possibili redazioni dei giornali, delle televisioni, ma figurati, io quando ho fatto il sindaco, il pro sindaco, sono anche andato in qualche programma, ho fatto il candidato sindaco, andavamo in televisione sempre nei programmi di serie B perché la Moratti non ci ha voluto incontrare, però che dire. Certo. Perché manca l'aggancio con la realtà in questi discorsi, sono ancora... No, lì c'è proprio un po' di censura, quella era un po' di censura proprio, perché a volte era proprio, che facevi anche una cosa interessante, un po' come è successo con il summit della Modern Money Theory, cioè una notizia da dare, neanche Repubblica due giorni prima aveva parlato degli economisti in questione perché erano stati intervistati dal Washington Post, però del seminario in Italia neanche una... Diciamo che sono molto bravi, sono molto selettivi, diciamo. Però diciamo che per esempio adesso noi quello che stiamo cercando di fare è agglutinare. Quindi per esempio adesso stiamo facendo questi incontri, poi il workshop al workshop questo qui di giugno stiamo invitando sia un economista italiano dell'MMT, Nino Galloni, che è uno che arriva, è un economista storico e sta denunciando tutto il tradimento dell'economia italiana. Aldo Carra, che è un economista, lui era il direttore del
del Centro Studi CGIL e sta scrivendo dei libri su come riformare il PIL, gli indicatori economici, quindi tutto un altro punto di vista. Poi Pino Strano, che è un altro gruppo che si sta occupando di democrazia diretta, un altro esponente, Dario Rinco di Quorum Zero, che è un'altra. Quindi dove riusciamo ad arrivare, abbiamo invitato anche Giulietto Chiesa, ma per adesso non è... Quindi stiamo cercando di lavorare. Basilio Rizzo verrà a titolo personale anche perché era nella lista che abbiamo appoggiato anche noi. Abbiamo contattato diversi di quella trasmissione di report, diversi quindi, che ci sono li hanno già contattati. Questi imprenditori di Bolzano, l'economista, quello austriaco. Bisogna fare rete, come anche siamo disposti a andare se qualcun altro organizza, e lì facendo rete magari succede qualcosa. Perché anche lì, perché se poi ognuno lancia la sua cosa come adesso tutti quanti devono farla come faccio io, succede che poi, vabbè. No, volevo dire, penso che sia vero, cioè se viene detto anche alle persone che cosa nel loro piccolo possono fare, è una cosa interessante. Io non ho mai sentito parlare di questa economia, la prima volta proprio la sento nominare, però alcune analogie con altre cose sentite altrove, le provo, quindi per movimenti che vanno in una direzione che potrebbero finire, tipo i DAS, che ho visto per la prima volta proprio qui, mi sembra che loro, mettendo in piedi queste semplici azioni praticamente di accedere alle patenti. Sì, è un esempio interessante, pratico, di... Sì, infatti. È molto pratica, perché poi vedo che anche i supermercati adesso... Hai un video di acquisto. Per esempio, sì. No? Quindi ecco, queste cose sono interessanti. Non riesco a capire questa storia degli alieni, sono molto alieni per me, proprio non capisco chi sono, ecco, questo proprio non mi è chiaro. I nomi e cognomi non li abbiamo perché non ce li dicono. Certo. Perché ce l'hanno con chi? Mi sembra un po', non sarebbe meglio questo pensare che siamo noi. No, non è così. No, perché non è così. No, è che veramente non è così. È un altro che è cattivo, finisce male. Non è che è cattivo, infatti io penso, quello che penso, secondo me non sono cattivi, sono malati. È diverso. È come l'impulso del passato. Fino a un po' di tempo fa, io alla fine sono arrivato a questa conclusione, questa è proprio molto personale. Fino a due secoli fa, e anche un po' fino a forse all'inizio del secolo scorso, non ce n'era abbastanza per tutti. Veramente, cioè non c'era la tecnologia sufficiente a garantire benessere per la maggioranza della popolazione. Ma neanche proprio. E quindi il fatto che fosse garantito ad alcuni la possibilità di non dover pensare a sussistenza materiale, aveva quasi una sua utilità sociale. Cioè, riesco a capirla questa cosa. E quindi ecco il meccanismo della rendita, cioè era come una specie di garanzia sociale a una sorta di elite che aveva proprio lo scopo di avere tempo di pensare. Che succede? Che con l'arrivo della tecnologia, da un lato questo diventa inutile, e dall'altro però uno che lo facesse si è trovato, cioè facendo uno si è trovato ad accumulare molto di più. Quindi secondo me, perché con tutta la tecnologia che c'è, quindi io la vedo come una specie di vestigia del passato che agisce per riflesso, facendo casini. Per cui non è che vedo l'intenzione di qualcuno lì che dice adesso, perché questi sono così ricchi che non ne hanno bisogno, quindi non sono mossi dal bisogno. A volte potrebbe, quello che sospetto è che siano mossi da una sorta di... No, ma lì non è più bisogno, lì è la brama di... È una cosa così, ma addirittura pensando che sia giusto, perché poi queste persone vengono... Non so se avete avuto a che fare con persone della super upper class. In genere vengono educati al fatto che il popolo è bue, che loro, per fortuna che ci sono loro, ma non è una scusa, cioè vengono fin da bambini, glielo raccontano, glielo ripetono, una sorta come i bambini indiani dell'upper class non fanno mai vedere i bambini poveri, gli fanno fare dei percorsi per non farli mai incontrare i bambini poveri. E quindi non so se ci sono i cattivi, veramente quello, io penso che ci sia però un problema con la storia. Questo, cioè, tante persone, penso anche noi in parte, più di meno siamo educati al fatto di pensare che l'upper class è giusto che ci sia, cioè non è solo all'interno che
Si arriva fino a lì, si arriva fino a lì. Pensiero vecchio, ma penso molto molto. Tanto che addirittura siamo abituati a pensare che anche noi ne facciamo parte. Tra l'altro, sì, è vero. Del castigliano, chi stava nella serata di tutto, era comunque un ordinamento divino, ma era tutto. Certo. Poi non è che ci credono più tanto in realtà, diciamo, c'è un po' di manipolo, come anche oggi, come oggi secondo me non è così, non lo so, c'è anche un po' di malafede probabilmente. No, però io ho un po' la stessa perplessità sua, perché secondo me io faccio fatica a pensare che questi che delle banche che sono abituate a fare previsioni, bilanci, cioè si renderanno conto di tutto quello che... E se continuano in questa cosa, o non ce la stanno dicendo tutta, perché magari la situazione è ancora più drammatica di quello che vediamo adesso, e quindi sono in un binario che li costa. Perché altrimenti uno è folle. Perché da un altro punto di vista uno può pensare che sempre ce ne siamo fregati e che ne so, in Africa si è sempre. Noi ci siamo arricchiti grazie allo sfruttamento e in questo momento tocca a noi essere sfruttati da altri, no, non lo so. Ma non da altri, sempre dagli stessi che hanno esaurito quel mercato lì. Cioè il tema sarebbe, se io voglio conquistare un paese o un territorio, prima lo distruggo. Funziona così la guerra e poi dopo io la vedo così, infatti non la vedo come, per quello dico che secondo me non è un fenomeno economico questo, è un fenomeno bellico. Oh, ok, ma e questo spiega le cose. Certo, però questo parte dal presupposto, come tu dicevi, se io voglio conquistare, ma ci hanno già conquistato. Cioè no, che... no, non c'è, no. No, no. L'Europa era proprio, anzi, l'Europa socialdemocratica era il più grande nemico di questa roba qui, perché gli europei, in qualche modo, come popoli, hanno altri valori. Cioè, mentre gli americani sono un po' più supini in questo, guarda come ci stiamo incazzando gli europei. Proprio perché siamo stati costruiti. C'è stato qualcuno, in qualche modo, lì vedo un'altra tendenza, che ci hanno installato dei valori completamente diversi. Infatti l'Europa finalmente riescono ad attaccarla, perché era un po' la cittadella, almeno per gli europei, di tutto un altro modo di pensare. Era anche un po' filo sovietico, cioè l'Italia in particolare, poi è proprio tremenda, quel più grande partito comunista dell'Occidente. Cioè siamo un nemico pericoloso da questo punto di vista. Ma tu immagina che uno voglia fare veramente un ordine mondiale fascista, nazista, cioè con il padrone di tutti. Io a volte la vedo così, cioè la sete di potere porta a quello. Che io comando e tu obbedisci. Il padrone è lo schiavo. Anche a me sembra primitivo, però di fatto se andiamo a vedere quello che sta succedendo... Questa è un'aristocrazia. Allora, l'obiettivo è una conquista di potere e denaro, non è che tu hai, come dire, chi vuole attuare questa guerra economica vuole distruggere fisicamente le persone, è che queste persone trattano numeri, trattano. Ma come, sono effetti collaterali, come una guerra, come se per il petrolio. Non la vedono neanche, cioè non è come quello che vende le bombe, non so. Quindi di Alberto Sordi che vende bombe e poi però sa che cosa sta vendendo, neanche forse si rendono conto della ricaduta, non c'è in quello una volontà. Beh oddio, non lo so, perché insomma quelli qui, sì, se ci sono quelli che vendono, se sono quelli che vendono le armi, figurati questi dicono, ma in fondo tutto sommato Che vendiamo le armi. Chi il capo di Stato, non so, dell'Italia, chi governa in Italia, perché non si difende dicendo chi dovrebbe fare questo? Visto che difendono questa cosa per creare debito, perché non si decidiva del 20% l'Italia in mano giapponese, del 30% in mano cinese, così almeno l'italiano sa come devono dire. E continuano a ampliare questa cosa del debito, però non si dice chi c'ha il valore. Bisognerebbe chiederlo a loro perché non lo fanno. Ma poi una cosa un po' più complicata, chi ha in mano per avere le difficoltà. Sì, comunque. Secondo me cioè, la nostra attenzione conviene che va in quello che noi desideriamo, cioè di cosa gli altri vogliono, cioè ce ne può fregare tanto, nel senso che già lo vediamo. Secondo me ci dobbiamo difendere noi. Sì. Io ho questa impressione, purtroppo, infatti mi scoccia tanto sta cosa. Ormai non la anche io ci credevo. Ci permettono di manifestare, ma nulla più, perché comunque. E anche lì. Manifestare,
infatti è minimo, cioè che di democrazia parliamo, nel senso cosa possiamo fare in questa democrazia, cioè qual è la nostra partecipazione in questa democrazia se non sottoporci al nostro bene con la suppostona, cioè non abbiamo altre, non ci viene chiesto, ci viene chiesto di fare sacrifici ma non di partecipare in nessuna maniera se non inghiottendo. Ma infatti, cioè, se noi dobbiamo concentrarci su quello che noi desideriamo, cioè come dire, desideriamo decidere, ci rendiamo conto che non ci stiamo occupando di decidere, beh, iniziamo a occuparci di cosa dobbiamo decidere come primo atto, perché se non lo facciamo, cosa aspettiamo che quando ci daranno loro, chi ce lo darà il potere di decidere? Quindi dovremmo noi iniziare a informarci su cosa dovremmo decidere, quindi su tutti i temi, cioè come se fossimo già nella condizione di decidere domani. E poi iniziare a voler prendere spazio nella decisione, nelle cose più piccole ovviamente, come questi lì, per esempio questi imprenditori hanno voluto decidere qualcosa. Ma quello è fantastico, ci fa vedere che se tu decidi, cioè sarebbe che se noi miglioriamo il tessuto partendo da noi, cominciando veramente, io per esempio non sono un economista, ma sono ormai 15 anni che studio ogni, cioè mi sono messo, e pian pianino sto scoprendo che non è che uno nasce così, perché sembra quasi, no? Che è come una specie di progenie degli economisti, sì. E che non c'è bisogno neanche di essere iniziati, che se uno si informa, però costa fatica, e allora la cosa è dedicare tempo a questa fatica, che costa quasi più fatica che scendere in piazza, per esempio. Che siamo abituati a forme di protesta collettive in cui c'è qualcuno che ci dice in piazza, invece una cosa con più libertà in cui ognuno costruisce la sua forma è molto faticoso, però è potenzialmente, ha delle sue potenzialità enormi, perché diventa veramente, ognuno diventa un piccolo generatore. Io volevo fare una domanda sullo stato coordinatore, questa idea, perché le forme di auto-organizzazione dal basso sono auspicabili e in certi casi funzionano, come nel caso della produzione, no? se vediamo, non so, l'economia con l'interpretazione classica che si divide un po' tra risparmio e consumo, produzione di gas, o quello che uno può fare a livello locale, è un'idea concreta, facile da capire, che io posso favorire te che produci una cosa vicino a me, eccetera, eccetera. Un po' più difficile il discorso dove metti i miei soldi, perché lì non c'è un gas del risparmio, o ci sono esperienze rare. Sono anche esperimenti con la Jack Punk, ci sono degli esperimenti simili, diciamo. Questa sì, però non hanno la stessa diffusione. Sono più nuovi, infatti, stanno iniziando adesso. Poi ci sono magari anche forme di baratto, cioè di monete alternative, che poi sono forme di vabbè, baratto, quello però è un po', la vedo come un. Vabbè, sì. Quindi, c'è un panorama che tenta di. Però ci sono delle dimensioni grosse, no? Io vedo dimensioni grosse che possono essere la produzione di energia, per esempio, o altre norme che sono decise oggi e regolate dallo Stato centrale. Non possiamo intervenire su questo, è molto difficile. Oddio, intanto non ho privatizzato tutto, però. Sì, in ogni caso. Quindi è anche lo Stato. Qual è il percorso? Sì. Perché, cioè, tornando proprio a una domanda, qual è il percorso verso uno Stato coordinatore? Prima tu l'hai descritto nella sua forma ideale, come dovrebbe essere, lascia un po' l'iniziativa privata su certe dimensioni, certo. Regola in modo dirigistico ciò che si pensa siano valori comuni, se non ho capito male. Sì, dirigistico ma partecipato, sì, ovviamente. Dirigistico. Lì il tema è proprio sui livelli, giustamente. Tu mettevi il problema dei livelli, cioè c'è il livello superlocale, quello medio, quello provinciale, cioè per arrivare fino a quello che oggi chiamiamo Stato nazionale, nazione, Europa, regione, macroregione, mondo. E questa è la grande complessità. Però, tornando all'esempio dell'energia, è proprio un esempio interessante a questo punto di vista, oggi si sta avvenendo proprio una rivoluzione che porterà al fatto che le stesse reti energetiche dovranno lavorare per poter sfruttare le fonti rinnovabili, eccetera, eccetera, attraverso delle reti molto più complesse. In Germania ci stanno lavorando molto, più decentrate, con dei centri di calcolo nodali e centrali più distribuiti, con una forma più simile a quella della rete internet, che è quella della rete energetica attuale, che è più centralizzata, e che infatti è l'infrastruttura in cui l'Europa è più debole. Ti ricordi quando lo scoiattolo ha mordicchiato quel cavo in Svizzera, che c'è quel blackout in tutta Europa? Perché infatti la nostra infrastruttura energetica è così centralizzata, è quasi paradigmatica,
è centralizzata come lo Stato, centrale, e per questo è molto vulnerabile. Mentre invece l'immagine è quella di avere sistemi più di rete più complessi, quindi non solo più complicati, proprio più complessi. Io sinceramente non so rispondere nei dettagli, perché ci vorranno dei cioè, per esempio, io prenderei i migliori matematici della teoria del caos, della teoria dei sistemi, e li metterei al lavoro su questa, se fossi uno stato coordinatore, dicendo: guarda, abbiamo bisogno di modelli organizzativi, costruiteci qualche ipotesi. Proprio perché sappiamo anche che nel secolo scorso ci sono formati, cioè ci sono tutte delle matematiche nuove che si basano su questi, che cercano di rispondere a questi problemi, la teoria delle reti. È complessa la cosa, e potrebbe essere che in un posto ci si organizza in un modo e in un altro in un altro. La cosa importante sarebbe però riuscire a coordinarsi, perché giustamente ci saranno sempre delle decisioni che vanno prese a livello... Cioè io credo che ci dovrà essere una legislazione di base, proprio quasi costituzionale, per andare a definire a che livello va presa una decisione, perché quello dovrà essere l'unica rigidità, per evitare che ci possano essere troppi conflitti da questo punto di vista, tipo la TAV, tipo... Cioè andare proprio a normare molto bene il modo di stabilire il livello decisionale, ma magari con una certa flessibilità. Però questo richiede proprio anche un salto nella testa, cioè come se tu presupponi che poi uno fa sempre i suoi interessi senza preoccuparsi di quelli degli altri e ce l'ha nel DNA, non può funzionare un sistema del genere. Se uno immagina che invece le persone cominciano a muoversi su altri paradigmi, più veramente cooperativi, più di simbiosi sociale, si potranno fare degli sbagli, però il sistema può diventare sostenibile. E la moneta a che livello si potrebbe collocare? Cioè è opportuno? Guarda, io penso, anche immaginando che si gestisca meglio di adesso, deve tornare una moneta nazionale, una moneta regionale? Secondo me, moneta a livello intermedio sicuramente, visto che adesso siamo ancora su stati nazionali, secondo me, questo bisognerebbe analizzarlo meglio, però io inizierei a rinazionalizzare, visto che come cosa intermedia. Poi io penso sempre al Bancor di Keynes, cioè a un sistema per valutare quanto vale l'economia di un'area e in base a quello permettere di avere moneta circolante in base a quella sovranità economica, quindi in base a quanta energia, tra virgolette, per energia intendo anche cultura, cose, quindi quanto posso far girare in termini di collettività, allora avrò a disposizione un tot di potere economico. Quindi penso a un denaro più complesso, magari con una sovranità decentrata, però basata sul paradigma che i soldi servono a far girare l'economia e non a iniettare energia. Per cui lì non lo so, si possa... Però con questo paradigma e col meccanismo proprio del Bancor, cioè Keynes pensava a un'entità mondiale che in qualche modo regolasse la quantità di soldi di ogni Stato, o meglio il tasso di cambio in qualche modo, per far sì che non ci potessero essere bolle speculative di attacco monetario. E lì l'unico modo è capire quanto vale l'economia reale di un posto, e non è facile, bisogna mettersi d'accordo sui criteri, il PIL è abbastanza superato. Io vedo quasi un superamento del denaro, sinceramente, verso qualcosa di più complesso, non per tornare baratto. Per esempio, secondo me, se una cosa mi serve, io dovrei avere disponibilità gratuita di quella cosa, e il denaro usarlo solo per le cose in più. Cosa intende uno stato sociale portato alla massima potenza, sì, alla massima espressione? Ma, o la comunità, cioè per esempio, un po' come oggi, cioè adesso l'acqua un pochino la paghiamo, però pochissimo, no? Oppure perché è evidente che sono cose di prima utilità. Questo potrebbe essere esteso con l'aumento tecnologico, per cui nel momento in cui l'agricoltura, l'agricoltura, la tecnologia mi garantisce un'abbondanza di certe materie prime, libero accesso a ciò. Poi se voglio altre cose, quindi spostare un pochino il campo del superfluo, che invece oggi ce lo stanno, cioè stiamo ricominciando a pagare l'acqua, no? Per cui utilizzare il denaro solo per i beni scarsi, per esempio. Ma così non uccidi sempre di più il lavoro? Cioè ma infatti anche lì il lavoro, lavorare è quello che sei, cioè la comunità deciderà. Facciamo l'esempio dello spazzino. Metti caso che non si riesce a fare un robot spazzino, perché proprio non si trova la tecnologia, quindi c'è bisogno di fare lo spazzino. E la comunità capisce che c'è proprio bisogno di quel lavoro lì che nessuno... E
bene, allora lo pagherò come oggi pago un manager, perché la comunità decide che c'è bisogno di quello, e quello è, se c'è qualcuno che magari invece ha voglia di avere cose materiali eccetera, sarà spinto da prestigio e da soldi a fare quella cosa lì, mentre invece magari per fare il professore universitario basterà il prestigio, perché tanto uno le cose di base ce l'ha già e non c'è bisogno di pagarlo se uno vuole farlo, e uno può fare il ricercatore, cioè definire, perché man mano del lavoro ce n'è sempre meno bisogno, perché oggettivamente appunto, perché tu dici anche eliminiamo in fondo anche il commercio, manteniamo il commercio, però per le cose, cioè voglio dire, per esempio uno potrebbe fare il commerciante perché gli piace, cioè faccio l'esempio, uno ha amore per fare l'erboristeria, fa la sua erboristeria e la gente viene lì a prendere le cose, lui gliele dà e la collettività gli paga questa attività. Mi immagino, no? Che magari uno fa una cosa che gli piace, ha comunque accesso. Posso fare una riflessione brevissima su questa cosa che sta discutendo? Certo. Mi sembra che ci sia una roba su cui io spesso mi incastro. È un implicito che è che comunque stiamo parlando del lavoro, del fatto che è una roba che noi facciamo comunque sempre per avere del denaro. Esatto. Tu invece mi sembra che stai parlando del lavoro come una roba che si fa perché serve per un'utilità comune, no? Sì. Non so se era un incastrato su questa roba qua. Mm-hmm. Perché anch'io, in effetti, se penso da un punto di vista del lavoro che produce denaro, cazzo, però se non c'è più possibilità di lavorare sono fregato, perché non lo so. Perché soprattutto ti serve per vivere. Quindi mi sembra che anche qua, esatto, denaro che serve per vivere. Se noi parliamo già di reddito, per esempio quelli dell'MMT hanno un'altra immagine che però è compatibile secondo me, un'altra ipotesi ugualmente, che è lo Stato come fornitore di lavoro di ultima istanza. Che vuol dire che se tu non lavori lo Stato ti deve fornire un lavoro utile e ben retribuito. Finché tu non... In questo modo lo Stato, però, che succede? Se si stressa questo concetto, vuol dire che lo Stato in questo modo calmiera il mercato del lavoro e comincia, per esempio, vedo che non c'è più che di lavoro, basterebbero veramente 15 ore alla settimana, perché se no non ce n'è abbastanza, e comincio a dare dei posti di lavoro ben retribuiti a 15 ore alla settimana, e ti faccio fare il ricercatore, ti faccio fare cose utili, tanto io Stato sovrano di soldi ne ho. In questo modo, questa può essere una forma intermedia che porta verso la mia, che è un po' un'utopia, però in cui fondamentalmente è la comunità che decide di cosa c'è bisogno e che garantisce la sussistenza, perché a quel punto anche il lavoro privato non potrà costare di meno, e lì sarà lo Stato a modulare la cosa, perché certo se lo rende insostenibile e c'è bisogno di lavoro privato, deve essere, però lì è lo Stato coordinatore che si auto-organizza, che non è che si autoregola, cioè che si mette le regole, non le toglie a chiunque, è proprio il contrario, no? Sembra simile, paradossalmente può sembrare simile al liberismo, però no, perché noi stiamo parlando di che uno auto-organizza mettendo regole.